Carissimi bottoncini, ben ritrovati! Sono Laura dell'Arte si fa in 4. Questa volta, insieme a Mister Bottone, vi porterò nel magico regno delle fiabe, perché è lì che ho creato l'oggetto di oggi, ispirandomi ad una bellissima principessa, Biancaneve. Questo è il progetto di un portafoglio, dove il davanti richiama l'abito di Biancaneve, mentre il retro alcune delle sue caratteristiche fisiche. Scelti i feltri nei colori del personaggio, ho preparato i vari cartamodelli. Ecco l'azzurro scuro del corpetto, il rosso e l'azzurro chiaro delle maniche, il giallo della gonna, il nero dei suoi capelli e il rosa pallido del viso. Parto dalla sagoma gialla, alta 2 mm, e prendo dello sbieco azzurro. Guardate, l'ho trovato dello stesso colore del corpetto. Lo posiziono lungo il bordo superiore, quello dritto, e lo fermo con degli spilli. Per la cucitura a mano utilizzo due fili di una matassina azzurra. Questa, ad esempio, è una DMC numero 825. Iniziamo! Vi ricordo che tutti i cartamodelli di questo lavoro li potete scaricare dal nostro sito www.lartesifain4.it alla pagina dedicata. Una volta terminato, taglio ai lati lo sbieco in eccesso. Ora passo alla sagoma nera, alta sempre 2 mm, e prendo una cerniera di colore rosso, perché rosso è il cerchietto che Biancaneve porta tra i capelli. Per prima cosa, a cerniera chiusa, cucio le due parti che precedono il cursore, in questo modo. Poi la posiziono, fermandola con degli spilli, lasciando un po' di spazio qui a sinistra. Per la cucitura utilizzo due fili di matassa nera. Ho scelto una cerniera scomparsa perché mi sembra, come dire, più fine, più elegante e mi dà di più l'idea del cerchietto. Dopo aver tagliato la parte in eccesso, anche qui, vicino al bordo, blocco la cerniera con un passaggio di filo. Sulla sagoma rosa che ho piegato a metà, ho disegnato due occhi chiusi che vado a ricamare appunto scritto con il cotone nero. Sappiate che ho scelto apposta questa tonalità di rosa un po' pallido, però ho trovato solo del feltro alto 1 mm. Ecco perché lo sto usando doppio, per arrivare ad uno spessore di 2 mm. Una volta ricamata, posiziono la sagoma rosa su quella nera e le cucio insieme lungo il bordo superiore. Per questo inferiore non serve. E la sagoma non è a margine, ma ho lasciato circa mezzo centimetro di spazio. Il cotone che sto adoperando è di una matassina DMC numero 951, un rosa piuttosto simile a quello del feltro. Anche la sagoma azzurro chiara è alta 1 mm. E andrà posizionata così, con la parte più sporgente verso destra. Farò la cucitura seguendo il cambio trama della cerniera, lasciando uno spazio tra le due sagome di circa 1,3 cm. Per essere più sicura del posizionamento, mi sono aiutata con la sagoma azzurro scuro e ho applicato gli spilli. Per questa cucitura uso il cotone azzurro che ho usato prima
e non devo preoccuparmi di come viene sul retro perché verrà coperta. È giunto il momento della sagoma rossa alta un millimetro. Vedete? Sembra proprio la manica del vestito di Biancaneve. La prossima cucitura ve la faccio vedere sul retro. Andrà fatta qui a filo del bordo rosso, ma unendo insieme anche la sagoma azzurro scuro. Quindi per cucire sul davanti seguirò il bordo della sagoma rossa che si intravede sotto l'azzurro. Nascondo il mio nodino in mezzo ai feltri e procedo. Questa volta dovrò cercare di fare del mio meglio su entrambi i lati, perché la cucitura sarà visibile appunto su entrambe le facciate. Ecco perché mi vedete continuamente girare il lavoro. Qualcuno magari si chiederà, ma cosa serve questa cucitura? Sì, ok, per unire insieme le sagome, ma ha anche un'altra funzione. Guardate, le monete si fermeranno qui e non andranno in giro per tutto il portafoglio. Per concludere questa parte, rifinisco le tre gocce lungo il loro bordo con una cucitura di colore azzurro, che, escludendo la sagoma azzurro scuro, andrà ad unire anche qui, insieme, la sagoma rossa con quella azzurro chiaro. Questo è il risultato. Sulla facciata azzurra scuro posiziono la sagoma gialla che avevo preparato. Una volta sistemata procedo con il bordo, che rifinisco con lo sbieco nero e con lo sbieco azzurro. Con quello nero andrò da qui fino a qui, mentre da qui a qui utilizzerò quello azzurro. Per questo primo punto, dove si incroceranno i due colori, preparo gli sbiechi in questo modo. Li unisco insieme con le parti rovesce all'esterno, facendo una semplice cucitura. Nel frattempo ho pensato di fare in questi punti delle cuciture di ancoraggio affinché le sagome stiano ferme e non si spostino durante la lavorazione lungo il bordo. A questo punto giro gli sbiechi sulla parte dritta. Sistemo le due alette inferiori e li piego a metà. Andranno posizionati in questo punto, all'altezza di questa cucitura. Parto con lo sbieco nero, con il filo dello stesso colore. Anche in questa fase dovrò avere la pazienza di rifinire bene entrambi i lati.
In prossimità del primo angolo, sistemo lo sbieco fermandolo con uno spillo e rifinisco l'angolo su entrambe le facciate in questo modo. Mi aiuto con un forbicino posizionandolo al vertice, poi faccio aderire lo sbieco ai due lati spingendo la parte in eccesso verso l'angolo, formando due piccole alette. Subito le fermo con uno spillo, poi arrivata lì con la cucitura, tolgo lo spillo e tiro il filo, così le due alette saranno ancorate bene. In contemporanea avrò messo lo spillo anche allo stesso angolo sul retro. Quindi tenete presente che prima vanno messi gli spilli a entrambi gli angoli, quello davanti e quello dietro, e poi si procede con la cucitura. Proseguendo e rifinendo anche gli altri due angoli, arrivo all'estremo opposto e taglio lo sbieco in eccesso tenendomene un pezzetto in più. Proseguo ora con la parte azzurra. E in questo punto e in questo punto farò due rifiniture come abbiamo visto per gli angoli. Terminato il giro, a questo punto, tenendo presente il mio punto di arrivo, richiudo e cuccio i due lembi, ripiegandoli su se stessi, prima il nero e poi l'azzurro. Ecco come sono venute le due facciate del nostro portafoglio. Come chiusura ho pensato di utilizzare questo velcro adesivo. Prima imposto la piega in questo modo. Poi applico il primo adesivo sulla parte gialla, mentre il secondo lo chiudo con il primo dalla parte dello strappo, con la parte adesiva in alto. Fatte un po' di prove, ho voluto rinforzare le parti adesive con la colla a caldo. Bellissimo, per me è bellissimo, ma manca ancora una cosa. Con l'aiuto di un cartamodello, preparo con il feltro rosso queste due sagome e con la colla a caldo procedo in questo modo fino ad ottenere un bel fiocco. Una volta pronto, lo incollo al centro, proprio come lo porta Biancaneve. E il portafoglio è pronto! Semplice, molto carino e direi anche funzionale! Thank you.
Se il video e questo progetto vi sono piaciuti, lasciate tanti like e soprattutto commenti. Mi farebbe davvero piacere conoscere il vostro parere, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché noi siamo qui anche per migliorare. Vero, Mister Bottone? Ma guardalo come si è vestito! Allora, a presto con ancora tante fantastiche idee. E ricordate, qui da noi l'arte si fa in quattro. Ciao!